Breve video di confronto sui materiali. Oggi ho qui due palanca di nostra produzione, quindi sostanzialmente uguali, teoricamente, perché poi in pratica si sa che essendo prodotti artigianali perfettamente uguali non lo saranno mai, però diciamo che le differenze si valutano nei centesimi di millimetro e per cui volevo fare proprio un confronto fra questi due materiali, ebano e granadillo, che sono entrambi filologici, visto che sono citati nel trattato di Quanz, anche se Quanz sicuramente spende le migliori parole per l'ebano, sostiene che è il suono più bello, quello del flauto in ebano, che si possa ottenere su questo strumento. È una testimonianza che in parte è convalidata dai reperti storici, nel senso che gli originali nei musei che noi conserviamo dell'epoca sono quasi tutti in ebano piuttosto che in granadillo. Naturalmente mi riferisco semplicemente a questi due materiali, perché poi è ovvio che abbiamo tantissimi originali in bosso, tanti in avorio, un persino in acero, insomma è evidente che ci sono tanti altri materiali, però se dobbiamo limitarci a ebano e granadillo direi che la stragrande maggioranza dei flauti che ci sono rimasti sono in ebano piuttosto che in granadillo. Oggi al contrario le copie vengono fatte soprattutto in granadillo. Perché? Non saprei, nel senso che sicuramente c'è una questione di prezzo, il granadillo costa meno dell'ebano, anche se tutto sommato non tanto meno da giustificare il fatto che lo si preferisca solo insomma, per questo motivo. Ci sono dei motivi di lavorazione, il granadillo sicuramente si lavora meglio dell'ebano, nel senso che è meno delicato dell'ebano. L'ebano rischia facilmente di crepare, soprattutto quando è posto sotto lo stress del tornio, insomma di lavorazione abbastanza pesanti, mentre il granadillo, anche se insomma, non è esente da questi problemi, però insomma sembra comportarsi un po' meglio da questo punto di vista. Però devo dire che io concordo con Quanz, cioè il suono dell'ebano secondo me è decisamente migliore del suono del granadillo, è un suono più rotondo, è un suono più potente, insomma adesso lo vedremo, non so fino a che punto è apprezzabile con questo microfono. Però insomma io dal vivo sento decisamente la differenza e preferisco l'ebano. Intanto come riconoscerlo? Perché se volete un flauto in ebano e chiedete un flauto in ebano, poi è importante che controlliate che sia effettivamente in ebano e non in granadillo. Anche qui dalla telecamera dubito che riuscirete ad apprezzare, però cercherò di chiarirvi le idee. Questo è ebano, qui dove c'è il riflesso chiaro potete vedere che oltre alla superficie completamente nera di fatto, vedete delle piccole screpolature, lo vedete che io sto ruotando e dove c'è la luce si intravedono queste piccole screpolature. Ecco, questa è la venatura tipica dell'ebano, che non troverete nel granadillo. Questo è il granadillo, ecco, vedete che le piccole screpolature di prima non ci sono, sono invece, cominciate a vedere delle cose che sembrano delle screpolature più larghe, ma in realtà sono le venature che qui non si riesce ad apprezzare. Potete seguire insomma, decisamente bene sul granadillo. A volte addirittura il granadillo, se lo mettete sotto il sole, ha dei riflessi chiaramente marroni che l'ebano non avrà mai. E oltre a quei riflessi, ripeto, potete cominciare
cominciare a vedere tutta la venatura, non queste piccole crepe che sembrano, come dire, non appartenere a nessuna venatura. E questa direi che è la differenza fondamentale all'occhio fra ebano e granadillo, perché i pesi specifici sono molto simili, quindi insomma dal peso è molto difficile capire se siete di fronte a un oggetto in ebano o un oggetto in granadillo. Perciò, insomma, ecco, la cosa più accurata è andare a vedere alla luce del sole, in particolare, che tipo di colore, che tipo di venatura presenta il legno. Allora, proviamo adesso a vedere cosa succede nel momento in cui imbocchiamo i flauti. Parto con il Rothenburg in olivo, che vi dicevo, questo è un ottimo flauto, e il suono è questo. Sentite che è un bel suono, però se io prendo l'ebano dovreste sentire come diventa più rotondo, più... Sentite che i due suoni non sono, anche se entrambi sono migliori dell'ulivo, sono più rotondi, diciamo così, dell'ulivo, però gli armonici che sentite nell'ebano, nel granadillo non li sentite. Penso che, anche se in maniera molto, insomma, affrettata, semplice, però spero di avervi dato un'idea della differenza fra questi due materiali e, ripeto, se devo darvi un consiglio nel momento in cui eventualmente trovate, perché purtroppo sono pochi, a dire la verità, coloro che lavorano effettivamente in ebano, però ecco, nel momento in cui avete a che fare con un
artigiano, con un produttore che gestisce anche l'ebano, prima di ripiegare, tra virgolette, sul granadillo. Provate a vedere come sono questi strumenti perché credo siano sicuramente i migliori possibili. E tenendo presente che sì, forse sono un po' più delicati, ecco, il problema della crepatura del legno sicuramente lo sente di più l'ebano del granadillo. Però devo dire che io ho un flauto in ebano che è stato il mio primo flauto professionale, in Rothenburg in ebano, e non mi ha mai dato nessun tipo di problemi. Io ce l'ho almeno da, ahimè, 40 anni, e quello è un flauto che io comprai usato da un professionista che non so quanto l'abbia avuto, per quanto tempo l'abbia avuto, però insomma, ecco, credo che potrebbe essere un flauto che ha almeno una replica, naturalmente, che ha almeno mezzo secolo, trattandolo bene, non ho mai dato problemi. Va bene, grazie.